ci siamo ispirate alle eccellenze della Bovasia, che sono le ceramiche, visto che abbiamo notato tante fornaci abbandonate, e i tessuti, e visto che ancora qualche telaio funziona. E abbiamo pensato di salutare l'estate con una presentazione di cafetane, di tessuti, quindi l'intenzione di dare un tocco nuovo, moderno, nella visione delle Milano Expo, che propone in tutta Italia, anzi in tutto il mondo, di valorizzare le peculiarità locali, e quindi abbiamo pensato di presentare delle ceramiche e dei cafetani. Questa presentazione è stata fatta su un prato che è nato quasi per caso, perché abbiamo pensato di coprirlo con del giornale umido, visto che la mareggiata lo aveva totalmente distrutto, ed ha funzionato nel giro di una settimana senza mettere semi. La terra con i suoi semi ci ha dato un prato veramente rigoglioso. E allora abbiamo pensato al seme e nutrimento della terra, che è il tema di Milano Expo. E sul prato abbiamo pensato di esporre le ceramiche cafetane. Ma anche le ceramiche sono un seme che dovrebbe dare dei frutti, perché abbiamo cominciato con i bambini ad usare l'argilla, e non avendo trovato nei negozi dell'argilla pronta, abbiamo pensato di raccoglierla sulle colline, perché i calanchi sono tutti di argilla. E quindi è stato un divertimento produrre con i bambini delle ceramiche, ispirandoci pure all'età neolitica, perché gli archeologi ci suggerivano, c'era una campagna archeologica qui a Bova, cioè è ancora in corso, e quindi i bambini hanno decorato con puntini, geometrie e colori di ispirazione neolitica. Quando abbiamo visto che alla cottura hanno retto questi oggettini dei bimbi, abbiamo pensato di fare delle esperienze con gli smalti. Naturalmente le prime esperienze si sono rotte, li abbiamo esposte tutte le fasi, quella dei bimbi, gli oggetti che si sono rotti, gli smalti che scoppiavano, che si mescolavano malamente, ma poi annotando come facevano nelle botteghe medievali, rinascimentali, annotando ogni passaggio, siamo riusciti a trovare il punto di non rottura, il punto di brillantezza degli smalti, e così abbiamo cominciato a produrre dei prototipi, e qui ci sono alcune in foto ed alcune sul prato, realizzate da Marisa Zaccaria, da Chiara Montesano e da me, Franca Milasi, con la grande collaborazione di mio marito Paolo Milasi, senza del quale non avremmo potuto anche costruire questa serata, perché lui e i suoi fratelli hanno messo le lampade, hanno sistemato così gli effetti speciali per una serata simpatica, per un saluto all'estate che la Radina ogni anno fa in un modo piacevole. E ringrazio tutte le amiche della Radina, sono tutte madrine di questa mostra, perché hanno collaborato, chi mi dava il giornale, chi mi dava suggerimenti. Mio marito non ha più comprato giornali da quando ha visto che io li mettevo a terra, e quindi manco i suoi fratelli, manco gli amici, non ho più visto giornali. Poi sono venute le mie amiche: guarda, io ti do una borsa di giornali, guarda, io ti do questi più grandi così puoi fare prima, perché eravamo tutti incuriositi in questo esperimento, nessuno avrebbe scommesso qualcosa, e invece poi, con grande sorpresa di tutti, i risultati si sono visti. C'è il prato di 20 giorni, il prato di 10, il prato di una settimana, il prato di 4 giorni, ancora sotto il giornale. L'anno venturo la festa del prato si farà all'inizio, così
tutta la radina sarà verde, sarà ridente come negli anni passati, quando ancora le mareggiate non la distruggevano. È stato piacevole per noi, ma è gradita la presenza anche dell'assessore e del sindaco, perché è un'esperienza insolita e insomma, i risultati sono stati imprevedibili, quindi dovevamo per forza divulgarla e loro hanno prestato attenzione, hanno avuto veramente una grande cortesia nei nostri confronti e noi siamo grati di questo e speriamo che questa esperienza dia dei frutti, perché è come una semina sia per la ceramica, per il tessuto e per il prato e magari l'esperienza sarà ancora, i frutti si possono raccogliere l'anno venturo, che è il 2015, l'anno dell'Expo, e magari con il patrocinio di Milan Expo, perché il tema è quello, il seme e nutrimento della terra e la valorizzazione delle eccellenze, e noi abbiamo cercato di farlo e di dare un contributo. Quindi ringraziamo per l'attenzione che avete mostrato della serata, della festa dell'estate che abbiamo organizzato in questo modo. Io voglio ringraziare la signora Franca Milasi per avermi voluto coinvolgere in questo progetto e soprattutto per aver portato a galla delle eccellenze di Bova Marina che purtroppo erano sconosciute. Questa è stata una sorta di progetto pilota, diciamo così, questa giornata che funge da appunto inizio per quella che sarà poi la stagione futura estiva del 2015, in cui abbiamo pensato a vari progetti da strutturare e portare a termine insieme. Grazie.